Buongiorno a tutti, sono Alberto Monni, General Manager di Moto Morini e sono qui per presentarvi la nuova nata del marchio, la 6 e mezzo, un progetto partito nel 2019 e che ora, dopo 3 anni di lavoro, siamo qui pronti ed orgogliosi a presentarvi. Questa moto rappresenta un passo molto importante per il nostro brand, che ci vede rientrare prepotentemente nel segmento delle stradali di media cilindrata, dove Moto Morini ha fatto la storia del motociclismo degli anni 70. La 6 e mezzo è un prodotto che riprende e veicola il legame del brand Moto Morini con la sua storia, ma che allo stesso tempo si inserisce nella strategia di crescita del marchio, guardando al futuro e ad un posizionamento sempre più forte a livello internazionale. Ma iniziamo dal concetto che sta alla base della 6 e mezzo. Le idee e i valori che ci hanno spinto a creare questo nuovo modello sono basati in primis sui concetti di appartenenza e di legame ad un gruppo. La 6 e mezzo è infatti più di una moto, rappresenta una vera e propria famiglia all'interno del mondo Moto Morini. Una famiglia composta da due versioni differenti derivate dalla stessa moto. STR ed SCR sono le due versioni che caratterizzano la 6 e mezzo. Le due declinazioni dello stesso modello hanno due anime ben distinte e sono state studiate per andare incontro alle necessità di differenti tipi di motociclisti. La STR, che con le sue linee intriganti e sportive riesce a compiacere, chiama la moto più squisitamente di stampo naked. La SCR, che con la sua forte personalità affascinerà in particolar modo chi è attento ad uno stile elegante e modaiolo. Per l'allestimento della 6 e mezzo abbiamo pensato al meglio, rivolgendoci tra gli altri a nostri partner storici come Pirelli, Brembo e Bosch. La qualità del prodotto è garantita dall'utilizzo di materiali di pregio. Metodologie e procedure di realizzazione sono pensate e sviluppate in Italia, mentre l'assemblaggio viene realizzato in Asia con attrezzature ad alta efficienza. Tutto questo garantisce il giusto bilanciamento tra qualità e produttività. Moto Morini rappresenta la storia del motociclismo italiano ed anche la 6 e mezzo non poteva prescindere dall'esclusività di un design che veicola la creatività italiana ed il mix perfetto tra performance, efficienza e gusto. Voglio chiamare a mio fianco Alessandro, giovane elemento di spicco del centro stile Moto Morini, che ha lavorato con grande entusiasmo allo sviluppo del design del progetto 6 e mezzo. Grazie Alberto. 6 e mezzo è la sintesi di uno studio di idee e dello sviluppo di una serie di concetti destinati a trasmettere l'emozione e il gusto italiano. Questa moto nasce dal desiderio di rievocare l'eredità delle moto classiche, in particolare i modelli 3 e mezzo e Milano, unito alla ricerca di una linea dinamica e moderna. La nostra attenzione è stata scrupolosamente dedicata ai dettagli. Ogni linea della moto è studiata per comunicare con le altre, con l'obiettivo di creare un linguaggio coerente dal faro al codino, che tracciasse però anche un segno tra passato e futuro. Siamo riusciti ad integrare ogni elemento all'interno di una costruzione razionale, fatta di linee che scorrono tra un componente e l'altro per far scivolare la luce fluidamente su tutte le superfici. Abbiamo sfruttato e valorizzato questi giochi di luce accostando materiali diversi, finiture lucide e opache, per evocare lo spirito moderno e giovanile della 6 e mezzo. Da questa cura nasce una moto elegante e raffinata, ma che non tralascia la sportività. Le linee del serbatoio, infatti, sono state disegnate e modellate per cercare tensione e muscolarità. La moto, che come carattere genetico ereditario si sviluppa su una linea orizzontale, è in realtà sempre tesa e proiettata in avanti, alla ricerca di dinamismo e velocità. Nello studio sulle colorazioni e sulla scelta dei materiali, abbiamo lavorato su due fronti. Da un lato, abbiamo voluto mettere l'accento sullo stile e l'eleganza della classicità, attraverso l'uso della pelle, accessori vintage e grafiche più sobrie. Dall'altro lato, volevamo evidenziare il carattere giovanile e sportivo della moto, con accenti di colore e grafiche più corsaiole. Così facendo, siamo riusciti a far emergere le due anime della 6 e mezzo, con i due modelli, STR e SCR, che siamo sicuri incontreranno i gusti di diverse tipologie di clienti. In conclusione, la 6 e mezzo è una moto che ha certamente le sue radici nel passato di Moto Morini, ma che guarda al futuro con carattere e personalità. La cura nel dettaglio è alla base dell'intero progetto 6 e mezzo ed è ampiamente espressa anche nelle caratteristiche tecniche di cui è dotata la moto. Ma per la descrizione di questi dettagli passo ora la parola all'ingegner Massimo Gustato, direttore tecnico a capo dell'area R&D, a cui abbiamo affidato lo sviluppo della motocicletta. Ho quindi il piacere di mostrarvi i dettagli tecnici della nuova 6 e mezzo e le sue performance. Iniziamo con un focus importante sulla sicurezza di guida attiva, che è garantita da un sistema frenante ad alte prestazioni firmato Brembo.
con doppio disco anteriore e pinze flottanti, coadiuvato da un sistema antibloccaggio ABS Bosch 9.1 con algoritmo perfezionato sullo specifico utilizzo della 6,5. Il contatto con la strada è sempre garantito dagli pneumatici Pirelli MT60 RS, il cui caratteristico design del battistrada consente prestazioni di assoluto livello sia in strada sia in moderate escursioni off-road. Per la ruota anteriore abbiamo scelto di utilizzare un cerchio con diametro a 18 pollici, che consente una guida spigliata ma con una stabilità implementata rispetto al tradizionale calettamento a 17 pollici, misura che è invece confermata a posteriore, equipaggiata con uno pneumatico di larghezza di ben 160 mm. La forcella Kayaba è stata scelta come prodotto di altissima qualità per garantire un sostegno corretto nella guida quotidiana, con il piacere di sentire il comportamento del veicolo fluire sempre coerente attraverso l'interazione con il pilota. Il monoammortizzatore, ancora realizzato da Kayaba, ha subito un attento processo di validazione del settaggio al fine di raggiungere un compromesso ideale fra guidabilità e comfort. Un buon comparto sospensivo nulla potrebbe se il telaio principale non avesse caratteristiche tali da poter essere espresse nell'ambito di una guida dinamica e sicura. La struttura principale in acciaio trova un valido alleato nel forcellone in alluminio, studiato e realizzato con tecnologia fusoria avanzata, al fine di ridurre la massa oscillante, a tutto vantaggio della guidabilità e del comfort offerto al pilota. Il cuore della 6,5 è un motore bicilindrico in linea, fronte marcia, di 649 cm3 di cilindrata, con raffreddamento a liquido e trasmissione meccanica a 6 marce. Il moto è trasmesso per mezzo di una catena a bassa manutenzione prodotta dal colosso nipponico DIT. Questo propulsore è capace di erogare una potenza massima di oltre 60 cavalli a 8.250 giri al minuto, con una coppia massima di 54 Nm a 7.000 giri al minuto. Per coprire ogni esigenza di mercato, la 6,5 verrà offerta anche in versione con potenza limitata a 48 cavalli, per consentirne la guida ai possessori di patente classe A2. Il comparto tecnico, infine, è impreziosito dalla scelta di una serie di dispositivi luminosi progettati interamente ex novo, con tecnologia full LED, con il fanale anteriore provvisto di DRL che rappresenta la firma luminosa di Motomarini. In sintesi, la 6,5 è una combinazione perfetta tra sicurezza, sportività, eleganza e divertimento di guida. Motomarini si è affermata nel mercato motociclistico internazionale grazie a modelli classici e a moto naked, con caratteristiche uniche che hanno reso il marchio memorabile. Semplicità ed efficacia di guida, cura nel dettaglio e grande personalità. Nel corso della nostra storia abbiamo realizzato modelli davvero iconici, come il Corsaro, il Corsarino, la 3,5 e poi ancora a gran passo Corsaro 1200, Milano e Super Scrambler. Ora è il momento della 6,5, questa nuova famiglia all'interno della gamma Motomarini, che porta dentro di sé un legame con il passato del marchio, ma che di fatto trasmette novità, innovazione e qualità. Il progetto 6,5 si inserisce in una fase di rilancio e di crescita del marchio Motomarini, iniziata con l'arrivo dell'Xcape nel 2021. Grazie al successo del modello Xcape, il 2022 sta registrando risultati molto interessanti, a conferma del fatto che questo nuovo prodotto ha riportato Motomarini in una posizione di spicco nel segmento delle crossover. La nuova 6,5 sarà un ulteriore tassello nella crescita del marchio Motomarini, che è inserito nel nostro piano di sviluppo allo scopo di garantire un rapido incremento delle vendite e l'acquisizione di importanti quote di mercato già dal 2022. Le richieste che stiamo ricevendo da parte dei nostri distributori in tutta Europa e il forte interesse da parte della stampa specializzata ci sta già dimostrando come la 6,5 abbia tutte le carte in regola per essere protagonista.